Uè ragazzi, prima di iniziare ci tengo a precisare che questo video è stato registrato da Kira con il suo PC, avendo deciso di punto in bianco di farmi il quiz che state per vedere. In più voglio ringraziare Raul che mi ha inviato queste simpatiche fanart e lo ringrazio ulteriormente per l'interesse che ci dimostra nei confronti miei e del canale. Grazie mille davvero Raul. Se anche voi volete inviarmi una fanart potete contattarmi privatamente tramite pagina Facebook o con un commento sotto i video. Detto questo, buona visione. Allora, Vito, posso farti questo piccolo quiz? No, anzi sì, vediamo. Per calcolare la tua intelligenza abbiamo deciso di creare una piccola lista di roba interessante che tu puoi aver compiuto nella tua vita. Ma sappi che in ogni caso sei sempre intelligente al 100%. Lo so. Lo sappiamo anche noi. Ti è caduto il chewing gum dalla bocca mentre parlavi? Sì, ovvio. Ingoiato il chewing gum? Sì. Salutato qualcuno per strada per sbaglio? Sì, ovvio. Battere contro una porta o qualcosa di trasparente? Certo. Chiamare due volte lo stesso numero nonostante ti abbia già detto che ti sei sbagliato? Sì. Pensare qualcosa di divertente, ridere ad alta voce per poi scoprire che tutti ti stanno guardando? Sì. Battere contro alberi, cartelloni, pali, cabine telefoniche mentre cammini o sci? Ah, voglia, quante botte che ho preso contro ecco lì. Perché sei così. Certo che comunque credimi, i cartelli stradali tipo gli stop, i divieti li prendevo proprio giusto in fronte, davvero. Credere di poterti leccare il gomito? No. Dopo aver letto la precedente hai provato a leccarti il gomito e non ti è riuscito? Assolutamente no. Inviare un sms al destinatario sbagliato? Sì. Il destinatario era qualcuno citato nel messaggio ed era meglio se non avesse mai visto quel messaggio? Sì. Metterti la scarpa a destra e il piede sinistro viceversa? No, dai, che cavolo, no. Aia, il crampo! Aia, aia, aia. Ok. Ok, passato. Uscire con l'etichetta dei vestiti ancora attaccati? A voglia. Li avevi rubati? No, avevo comprato una camicetta così carina, nuova, talmente che mi piaceva, me la sono messa subito. E avevo ancora il tagliandino attaccato. Ti sei seduto sul water quando la tavoletta era alzata? Mai. Hai scorreggiato quando eri chiuso in doccia in ascensore? È d'obbligo, ovvio. In tutti e due? Sì, probabilmente tutte e due, in ascensore. Immagino chi è salito dopo. In ascensore è sicuro, sì, è ovvio. Okay. La camera a gas. Indossare abiti al contrario, magari perché ti sei rivestito di fretta dopo esserti spogliato in un luogo non adatto? No. Strozzarti con la tua stessa saliva? Sì, a voglia. Non ricordarti dove hai parcheggiato, girare per ore e scoprire che eri venuto in bus, treno, piedi. Non sono così deficiente, no, ovviamente. Provare ad entrare in una macchina che non è la tua o quella con la quale eri venuto. Beh, sì, capitato. Allora sei deficiente. No. Confondere sale o zucchero ai pasti bevande. Sì, purtroppo sì, l'ho fatto. Bravo. Ho mangiato le patatine con lo zucchero. Patatine fritte. Schifo. Versare alimenti nel posto sbagliato. Olio nel bicchiere, vino nell'insalata, pipì nel bidet. La pipì nel bidet sì, l'ho fatto. Ma vabbè, ma non perché ho sbagliato, è stato volontario, quindi credo di no. Non avrà risposta. Allora no. Niente. Aprire la doccia al massimo e bagnarti la faccia col getto? Vabbè, ma è una cosa normale. Vabbè, comunque è una cosa normale, ma diciamo di sì, ok. Ingoiare un insetto involontariamente? Sì. Ingoiarlo volontariamente? Come no, ovviamente no. Incendiare qualcosa accidentalmente? No, fortunatamente no. Incendiarla volontariamente per poi scoprire che era di tua proprietà? No. Bere qualcosa con la bocca e finire per fartela uscire dal naso, occhi? Sì, e... chi non l'ha fatto? Svegliarti col cuscino pieno di bava? Sì. Sei bavoso. Sì. Poi mi dai pure un bel bacio. Con la bava, che schifo. Svegliarti un posto diverso da quello in cui ti sei addormentato? No. Svegliarti accanto a una persona che non conosci? No. Svegliarti accanto a una morta? No. Perché no? Non so. Non si sa mai. No, capita, non ti preoccupare. Nella vita. Dormire in classe anche ad occhi aperti? A voglia, pure ad occhi chiusi. Punto, c'è schifo anche. Ecco. Aprire una bibita gasata, bagnarti tutto, chiuderla di nuovo e al riaprirla bagnarti ancora tutto? Hai voglia, sì. Raccontare qualcosa e dimenticarti di ciò di cui stavi parlando. Mamma mia, giornalmente.
Raccontare una balla e dimenticarsene venendo scoperti. Sì. Che balla era? Bravo, bravo. Non mi ricordo, forse qualcosa, qualche balla che ti ho detto a te. No, non sto scherzando. Stronzo. Non è vero, però sì, sicuramente è capitato, sì. Arrivare nel negozio e dimenticarti cosa volevi comprare. Sì. Cercare di servire da bere con la bottiglia tappata. Sì. Usare le dita per fare addizioni semplici. Purtroppo sì. Sbagliare la tua fermata di bus treno perché non ci si è accorti che è già passato. Ah, ma sì, certo. Scendere una fermata prima perché si pensa che la propria sia già passata. No. Chiudere una porta che si apre solo da dentro e lasciare le chiavi dall'altro lato. Purtroppo sì, sono dovuto entrare dalla finestra. A mo' di ladro. Sì, ho spaccato una zanzariera per rientrare. Sfondare la suddetta porta e poi accorgersi che le chiavi le avevi in tasca oppure c'era un altro ingresso. No. Cercare la maniglia in una porta girevole. Probabilmente sì. Cercare qualcosa dappertutto per scoprire che ce l'avevi in mano, indossato. La voglia. Il telefono, le chiavi. Provare a regolare il calore dell'acqua per tanto tempo finché l'unico oggetto che esce è di temperatura inferiore ai 10 gradi. Purtroppo sì. Andare a votare, giocare senza un documento di identità. Giocare ovviamente in sala da giochi, sì. Andare a comprare qualcosa senza soldi. Sì. Te ne sei uscito poi? Sì, ovviamente sono tornato indietro a prendere i soldi. Merda. Fare una fila di 3 ore per scoprire che era quella sbagliata? No, dai, no. Mettere le dita nel ventilatore stiracchiandoti? No, però lo faccio volontariamente per vedere cosa si può. Tadumaso. Cadere dalla sedia mentre ti dondolavi? A voglia. Tuffarti e sbattere la faccia sul fondo? Mi sa di sì. Sì. Ridere con la bocca piena d'acqua e sputare tutto? Sì, dai. Perdere una scarpa e provare a recuperarla prima che ti vedano gli altri? No. Bruciarsi i piedi con la sabbia calda e far finta di niente? No, io lo dico quando mi brucio, cioè, che problema c'è? No, non faccio finta di niente, no. Entrare in acqua e perdere il costume? No, o il mega pesciolone. Scrivere ripetutamente frasi o parole sulla battigia nonostantemente il mare le cancelli. Sì, dai. Entrare nella classe ufficio sbagliato sbagliata. No, non arrivo a sti livelli, dai. Far cadere oggetti nel water. La voglia, ci ho buttato il pigiama io mentre ero in sonnambulismo. Vabbè, da piccolo forse, perché mia madre mi prese mentre buttavo il mio pigiama nel gabinetto. Provare a recuperare peggiorando solamente la situazione. No, perché ovviamente l'ha fatta, no, tua mamma. Ti pareva. Accendere il fuoco sotto una pentola senza acqua. Sì. Entrare nel bagno del sesso sbagliato. No, 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 assolutamente no. Inclinare il bicchiere prima di bere e bagnarti tutto. Sì. Essere in una nave, guardare il mare e perdere gli occhiali. No. Guardare l'ora mentre hai in mano qualcosa rovesciandolo. No, dai. Come no? No, ma ti pare? Che deficiente sono? Andare in giro nudo senza accorgertene. No, come fai a non accorgertene? No, non puoi. No, non l'ho fatto. Dare fuoco a una piscina? No. Lasciare la macchina senza freno a mano e correre per recuperarla? No, povera macchina, no. Accendere la sigaretta dal lato sbagliato e cercare di fumarla? Hai voglia, che schifo, classico, madonna. Classico di tutti. Chiamare la maestra mamma? No. Chiamare il maestro mamma? No. Chiamare la tua ragazza mamma con il nome del... pensavo... No. Okay. Chiamare la tua ragazza col nome della ex fidanzata? No, no, no. Battere contro qualcuno e cercare di proseguire entrambi dallo stesso lato? No, no. Alzare la mano a scuola e dimenticare cosa volevi dire? No, dai. Scivolare su una lastra di ghiaccio? No. Fare ore di viaggio per poi arrivare a scoprire che hai dimenticato le chiavi della casa di villeggiatura? Fortunatamente no. Tornare alla propria macchina parcheggiata in strada, trovarla semidistrutta, piangere, imprecare in ogni lingua conosciuta per poi accorgersi che il modello dell'auto è uguale ma la targa è diversa. Ma dai, che caso raro è? No, ovviamente no. Fare questo test? Ma ovviamente l'ho sì. L'ho fatto. Risultato? Hai ottenuto 41 punti. Il livello te lo dirò alla fine. In ogni caso qui dice: non esiste rimedio medico a questa malattia. Forse potresti chiedere una grazia a Padre Pio. A buona Padre fortuna. Pio. Certo. Livello di stupidità patologico. Oh. Ovviamente
Ovviamente questo è un test per calcolare la tua dolce stupidità. Non sono stupido io, assolutamente no. Ma l'ha detto anche il test, ricordatevi che siete sempre intelligenti al 100%. No, infatti il test diceva: per calcolare la tua stupidità abbiamo deciso di creare una piccola lista di roba interessante che tu puoi aver compiuto nella tua vita. Ma sappi che in ogni caso sei sempre stupido al 100%. Non avevi detto intelligente? Sì, ma l'ho modificato. Bastardo. Lanciateva no. Devo pure chiuderlo sto video. Comunque, dal super intelligentone è tutto. Vi raccomando, seguitemi su Instagram, Facebook ed entrate nel gruppo Telegram. Detto questo, vado un attimo a fare una grazia da Padre Pio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Patata calda! No, 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 no! La patata mia! No, 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 patata, lasciami stare! Ma che cacchio, patata!